Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito BBCraft. Andremo a realizzare insieme un porta badge e un porta carte. Questo è il prodotto che andremo ad utilizzare oggi. Questa è una fustella simil Biggs, per intenderci, marchio Super Dant. È un prodotto nuovo sul sito di BBCraft e questo è appunto il codice del prodotto ed eccolo qua. Come vedete sono queste fustelle un po' più erte, più grandi, che consentono di tagliare diversi materiali come legno, sughero, pannolenci, gomma eva, lamina, anche il cartoncino più spesso, la pelle, le copelle, insomma un bel po' di materiali che ve li linko ovviamente anche in descrizione. E in descrizione, oltre a tutti i link dei materiali, vi inserirò anche il codice sconto che BBCraft ha riservato per i miei iscritti. Il codice sconto è Giulia, scritto con 2A05, per avere 5 dollari di sconto su un ordine minimo di 40 dollari. Questa è la fustella, eccola qua, come vedete è bella spessa e ho scelto appunto questo formato con questo porta badge o porta carte a forma di gattino. Qui c'è la parte frontale e il retro e qui tutte le varie decorazioni come il nasino e gli occhietti. Ho già testato questa fustella ieri con le copelle che ho scelto sempre dal sito di BBCraft. Questa è le copelle, questo è appunto il codice del prodotto. L'ho testata perché ieri già stavo facendo alcuni esperimenti con la Big Shot e quindi mi è salito, diciamo, la curiosità di provare questa fustella. E non stavo registrando, quindi ieri ho fatto soltanto questa prova che adesso vi mostro. Le copelle che ho scelto appunto dal sito di BBCraft sono questi fogli tutti belli colorati. Come vedete ci sono tantissimi colori, dal fucsia, dal rosa, dal giallo, dal viola, c'è il marrone, il nero, ci sono un bel po' di colorazioni. Adesso non so se si mette a fuoco tutte, comunque c'è questo verde bellissimo, questo rosso, c'è questo bordeaux. Insomma, un bel po' di colorazioni, sono dei fogli abbastanza grandi, non so se si vedono, ma sono un bel po' grandi, che consentono appunto di fare diversi porta badge, perché no. Sul sito di BBCraft, oltre a questa fustella qui, simil Biggs, ne troverete davvero tante altre, tantissime forme diverse, anche per la realizzazione di orecchini e anche altri tipi di portacarte e anche borsellini. Insomma, c'è un bel po' di scelta e vi lascio ovviamente i link in descrizione. Vi mostro la prova che ho effettuato ieri. Questa è appunto la prova con le copelle che vi ho mostrato poc'anzi. E come vedete ho ritagliato con questa fustella questi tre elementi. C'è la parte questa qui frontale con le orecchiette, che poi andrà successivamente decorata con occhietti e naso. Poi c'è questo rettangolo qui e poi questo che credo che non vada utilizzato. In realtà credo che vada utilizzato in questo modo, nel senso, una volta ritagliate le due parti va effettuata una cucitura che consente appunto di inserire all'interno il porta badge o la carta prepagata o la carta appunto Visa, Mastercard, quello che sia. E solo che io voglio realizzarlo un po' più strutturato, perché ovviamente realizzando solo queste due parti mi sembra un pochettino cencio, un pochettino troppo esile. Quindi voglio realizzare un porta badge un po' più strutturato e quindi pensavo di andare a ritagliare, oltre ovviamente alle copelle, ritagliare anche del cartoncino, in modo da inserire il cartoncino fra uno strato e l'altro con le copelle e rendere il tutto ancora più bello, rigido e strutturato. Quindi iniziamo. Quindi vado semplicemente a prendere le copelle. In questo caso andrò a utilizzare le copelle, credo, sia fucsia che rosa, in modo da giocare un pochettino anche con i colori e rendere un porta badge davvero molto vivace e colorato. Rieccomi. Allora, ho ritagliato due spezzoni di fucsia per ricreare appunto questa formina con le orecchiette, il gattino, e uno rosa per ricreare questo qui. Per quanto riguarda il cartoncino, vado ad utilizzare questo cartoncino, che è semplicemente
il cartoncino delle merendine, per intenderci, perché ha il giusto spessore per rendere il tutto bello rigido, perché andremo a utilizzare ovviamente anche un po' di colla per tenere il compatto il tutto, e poi andremo a creare una cucitura, o la farò a mano oppure la farò con la macchina da cucire, questo è da vedere ancora. Quindi ho ritagliato appunto questi tre elementi e adesso vado a creare il panino, ovviamente che andrà all'interno della Big Shot. Prendo appunto il tappetino da taglio, la fustella e vado a ritagliare questi due, e di nuovo tappetino da taglio. Adesso passo il tutto all'interno della Big Shot. Rieccomi, ho realizzato tutti i vari elementi e adesso non ci resta che assemblare il tutto. Come vedete, ho ritagliato sia i cartoncini sia le copelle e anche i dettagli degli occhietti e il nasino. Per quanto riguarda gli occhietti, sto pensando di incollarli in questo modo, in modo da che guardano verso sinistra. È carino, perché sul sito di Babycraft, non so se si vede, hanno incollato gli occhietti troppo, cioè sembra sto gatto, sembra spiritato, e quindi pensavo di metterli in questo modo. È più carino, non so voi cosa ne pensate, è più carino che guarda verso sinistra, oppure non so, un occhio su un occhio giù, non lo so, da rendere una cosa un po' più vivace, un po' più allegra. Se no, verso sinistra è carinissimo, quindi credo che lo lascerò in questo modo. Prima di procedere devo ritagliare i cartoncini, devo farli ovviamente un po' più piccoli, perché questi sono esattamente la misura delle copelle, vedete? E quindi adesso devo ritagliarli, quindi sto pensando di seguire proprio qui dove ci sono, dove c'è questo appunto, questa parte tratteggiata, e di andare a ritagliare questo bordo, in modo che dopo non avrò problemi durante la cucitura. Quindi vado a ritagliare i cartoncini, poi estremamente semplice, perché basta seguire la parte tratteggiata. Quindi vado ad effettuare questa operazione e ritorno da voi. Ovviamente lo farò sia per questo cartoncino e anche questo qui con le orecchiette. Rieccomi, ho ritagliato appunto i cartoncini e come potete vedere ho lasciato appunto il bordo, e quindi adesso vado ad incollare questo cartoncino con la colla artiglio. Quindi prendo la colla, lascio asciugare e procedo incollando anche questo cartoncino.
Rieccomi, io ho realizzato esattamente diverse prove per poter collegare questi due elementi e poter finalmente finire questo portabeggia. La prima prova che ho effettuato per la cucitura è quella di cucire appunto con la macchina da cucire. Non ho considerato lo spessore di entrambi e quindi il trasporto della macchina faceva effettivamente difficoltà ad andare avanti per poter ottenere una cucitura bella, lineare e soprattutto resistente. Quindi ho eliminato quell'idea e ho pensato poi di cucire a mano pian piano il porta badge, ma anche in quel caso ho abbandonato l'idea perché siccome la fustella, oltre a tagliare le copelle, realizza anche questa tratteggiatura. Questa tratteggiatura, dopo un po' che ovviamente entri ed esci con l'ago all'interno del tessuto, non lo so, sembrava poco consistente, diciamo, la cucitura, e quindi ho abbandonato anche l'idea di cucire a mano. E poi ho pensato successivamente di realizzare dei fori con quello strumento per fare anche fori alle cinture, per intenderci, ma adesso non ricordo il nome, solo che anche in quel caso se provavo a fare dei fori un po' più interni, quindi prima di questa tratteggiatura, in quel caso la parte, diciamo, dove va inserito il porta badge o anche la qualsiasi carta, si sarebbe ristretta di un bel po', e quindi non ho realizzato neanche questa idea. Alla fine è rimasto l'idea di incollare il tutto e via. Infatti credo che andrò ad incollare semplicemente questi due lati e poi al limite successivamente andare a realizzare tipo una copertura qua per i bordi, per andare successivamente a rinforzare i laterali del porta badge. Solo che come copertura adesso non ho nulla, quindi per il momento vado ad incollarlo e poi nei prossimi video, se riesco ad effettuare questa modifica, vi mostrerò appunto il porta badge terminato con questa copertura ulteriore. Quindi adesso procedo con la colla e ovviamente starò molto attenta ad inserire la colla soltanto sulla parte qui esterna, cioè prima della tratteggiatura. Vedete, questi sono i fori sia della macchina da cucire sia per quanto riguarda la cucitura a mano, e meno male che sono visibili soltanto all'interno, e quindi andrò ad inserire la colla soltanto qui nel bordo esterno dopo la tratteggiatura, in modo da poter collegare i due lati. Quindi procedo sempre con l'artiglio e vado ad incollare i due lati per poter finalmente finire questo porta badge. Ovviamente adesso devo attendere che la colla tiri per bene. Mi ricordo che in merceria esistono anche delle sorte di decorazioni lineari adesive, in modo che posso andare a decorare successivamente il mio porta badge e dare, diciamo, una decorazione ulteriore al portacarte e avere una stabilità maggiore per quanto riguarda i laterali, visto che ho aggiunto un po' di colla soltanto a filo. Ecco, niente ragazzi, questo è il porta badge terminato. Qui ho una carta Conad, vediamo un po' se va tutto perfetto. Ok, tutto perfetto, ed eccolo qui. Poi ovviamente all'interno potete inserire qualsiasi tipologia di carta. E niente, questo è il risultato. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!